In mostra nella Sala delle Colonne del Comune di Pontassieve le opere di Antonio Possenti, grande artista toscano che ci ha lasciati in estate. Inaugurata lo scorso settembre, l'esposizione è curata da Antonio Natali, ex direttore degli Uffizi, una mostra che era stata costruita in primavera prima della scomparsa di Possenti e che oggi assume un nuovo ed ancor più profondo valore. La notizia della morte di Possenti è arrivata a Firenze mentre il suo catalogo passava dalle stanze della stamperia alle stanze dei legatori, quindi non è stato neppure possibile scrivere due righe sul catalogo. Purtroppo il maestro non ha potuto inaugurare, non ha potuto essere presente oggi, però ecco, è stata costruita con lui, quindi è ancora più importante e significativa. Al centro il tema del mondo marino, raccontato attraverso storiche carte nautiche delle quali l'artista trae ispirazione per le sue composizioni. A metà tra realtà e fantasia, con un occhio rivolto al mondo reale e l'altro che scava nei sentimenti e nelle passioni interiori. La mostra ovviamente era stata non solo pensata, ma era stata concepita di concerto con lo stesso Possenti. Siamo andati a Lucca per ragionare della mostra con lui, in maggio mi pare, con l'assessore Boni Adriano Bimbi, e con Possenti avevamo ragionato appunto proponendogli di esporre le primissime cose sue, quelle più giovanili di cui ancora potesse disporre. E dopo le prime parole ho capito che quell'ipotesi me la potevo scordare, nel senso che lui decise anzi di prendere le ultime. E credo che sia stato un bene, perché sono carte di grande poesia dove Possenti mette alla prova la sua fantasia, la sua immaginazione, forzandola all'interno delle griglie rigide, delle curve di livello delle carte nautiche. Un po' come diceva Leonardo quando invitava i pittori a guardare le nuvole nel cielo o le macchie sul muro per trovare ispirazioni per paesaggi nuovi o addirittura battaglie. La mostra vede esposti circa 30 lavori recenti insieme ad alcune opere giovanili e rimarrà visitabile con ingresso gratuito fino al 6 novembre. Qui si possono trovare le primissime e le ultimissime cose di Possenti e invito a venire a vedere la mostra, perché credo che qui si possa davvero cogliere una delle stagioni più alte della poesia di Antonio Possenti.